Oggi è un giorno, tra l'altro è il compleanno di Gino Strada, siamo davanti ad una scuola, siamo anche vicino al ponte recentemente titolato a Donaldo Ceccherini, quindi diciamo siamo vicini ad una chiesa, siamo in un luogo simbolico, un'area simbolica tipo Gibonzi, e il nome e questa area insomma dedicata a Gino Strada vuole aggiungere significato ai significati già presenti. È un onore, è un orgoglio per noi essere tra i primissimi comuni che hanno fatto questa scelta, grazie alle quattro associazioni che se ne sono fatte promotrici, quindi Emergency, Spazio Libero, Libera e Lampi. E noi siamo appunto orgogliosi di poter dire che Poggibonsi per sempre avrà una strada dedicata appunto a questa persona che ha messo di fronte i fatti rispetto alle parole, rispetto a tutto il resto, i fatti, la concretezza, ciò che possiamo fare noi, ciò che potete fare voi per costruire la pace. E chi passerà qui davanti potrà averne un esempio eterno, perché c'è lui che qui testimonia la sua, c'è il suo nome che testimonia la sua opera. Guarda, come ho detto, era una persona molto concreta Gino. Credo che la cosa che ci manca di più in questo momento è proprio questo. Lui aveva sempre una visione delle cose, quindi quando si discuteva magari di aprire un progetto, di andare appunto di scegliere dove andare a operare, la sua voce era sempre quella definitiva, quella importante, quella che ci indicava proprio la strada. E questo, scusate il gioco di parole, però questo effettivamente è quello che ci manca di più, soprattutto in questo momento. È stato un percorso impegnativo, un lavoro congiunto tra le associazioni Ampi, Poggibonsi, Libera Valdezza, Spazio Libero Tortuga, un'associazione socioculturale di Poggibonsi, in collaborazione con il comune di Poggibonsi. Abbiamo lavorato per alcuni mesi, abbiamo prima di tutto individuato un tratto di strada conforme e poi successivamente abbiamo coinvolto le varie associazioni, il comune, abbiamo mandato l'invito al comune della proposta di intitolazione della via a Gino Strada, medico e chirurgo di pace. Un lavoro bello, gratificante vedere così tante persone presenti nel luogo della cerimonia. Purtroppo per il tempo, ma diciamo che la risposta da parte della popolazione e della cittadinanza poggibonsese c'è stata, per questo siamo molto molto contenti. Diciamo che anche il comune di Poggibonsi ha una via a Gino Strada.